Claudia Cusmano, Michele Rossiello, siete i protagonisti di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie Netflix. È una sorta, diciamo così, Claudia, il tuo personaggio è una sorta di Bridget Jones 2.0, no? Un pochino, diciamo che è questa assistente che lavora in TV e tra problemi di cuore e guai che combina, cerca di trovare un attimino, la sua dimensione. Sì, è così, sono io, è il personaggio sul quale ho lavorato. Sì, Alice ha un grande cuore e non ha paura di nasconderlo, forse non lo sa neanche di avercelo così grande. È una persona calamitica ed è convinta di essere una persona forse respingente, è molto simpatica ed è convinta di essere nella media. Ironizza su qualsiasi cosa e ha anche una grande ironia. La trovo una persona che ama mangiare, ama sporcarsi le mani. È una persona che non ha paura di mostrarsi scomposta, di mostrarsi non in ordine, diciamo. E poi in questa Dora TV piemontese arriverà questo Davide, interpretato da Michele Rossiello, questo nuovo direttore creativo, anche fascinoso e anche un po' misterioso. Sì, diciamo che ecco, è l'opposto rispetto a Alice perché troviamo una Davide Sardi che è una persona sicura, determinata e apparentemente risolta, non solo per gli altri ma anche per se stesso, mi crede di essere centrato, aver trovato il suo posto nel mondo, però vediamo che nel momento in cui incontra il personaggio di Alice qualcosa inizia a scricchiolare. Nella prima stagione che vedremo, abbiamo visto. Diciamo che c'è qualche elemento sul finale che ci lascia intuire qualcosa, però vedeggiamo solo una persona che con un velo comunque di mistero, forse più corretto dire di inquietudine. Poi più in avanti capiremo tutto quello che c'è dietro. Però ecco, nel momento in cui incontra Alice, un po' le carte, questo castello di carte si sgretola e con lei riesce a. In maniera spontanea a tirare giù una maschera che si è tirato su in maniera spontanea, dato dalla vita, dal mondo del lavoro, come un po' tutti noi abbiamo, come dire, ci costruiamo un abito quando le persone ci incontrano. Invece con lei riescono ad essere se stessi e sembra che ognuno riesce ad esaltare i lati migliori dell'altro, in qualche modo. L'astrologia serve un po' da collante, ecco, alle vostre vicende. Quindi c'è, è presente, ma allo stesso tempo non è presente. E sì, come dire, si identifica nel personaggio di Dio. Ma all'astrologia, voi nel 2000, quasi 22, ci credete ancora, Claudia? Scusa, ho il gatto nero io, quindi non Tra so. l'altro. Beh, allora, sicuramente può essere una guida, può essere una grande fonte di divertimento e di frustrazione l'astrologia. Io credo che debba essere presa come un grande gioco serio e come giusto che sia prendere, diciamo, le cose che per arrivare, che non ti, per arrivare a non farti influenzare la vita. Possono essere un faro, ecco, l'astrologia può essere un faro nei momenti di paura e di perdizione. Io personalmente preferisco vivere la mia vita ogni giorno scoprendo le persone piuttosto che guardare un oroscopo, ma come dicevo nell'intervista di prima, sono molto condizionata ancora purtroppo dall'oroscopo di Capodanno che mi dice tutto l'anno come andrà, e a volte quando mi dice che andrà malissimo, non è proprio il tuo anno, allora quel giorno lì non me lo godo assolutamente, quindi ho deciso che quest'anno non lo guardo. E per me l'astrologia, diciamo che io vorrei credere che l'astrologia possa essere una guida o un riferimento. Quindi, da partire da questa esperienza di guida astrologica per cuori infranti, sto cercando di approfondire un po' le mie conoscenze per riuscire ad inquadrare magari delle persone prima e vedere se poi, in effetti, conoscendole, il quadro che dipingo con gli elementi astrologici corrisponde, quindi per gioco e per credere che bene o male ci sia un disegno da qualche parte non stabilito, ma che comunque costruiamo noi il percorso per arrivare nei punti stabiliti, che però ci sia un qualcosa già nelle stelle. Ok, rapidamente in chiusura, per due attori come voi, ma l'idea che la vostra serie sarà vista in tutto il mondo potenzialmente, quindi avere
una platea sterminata di spettatori. Che effetto vi fa? Ce la stiamo facendo sotto, se si può dire così in maniera umana. Sicuramente siamo molto emozionati, noi abbiamo fatto il nostro, speriamo che venga apprezzato, e siamo molto contenti di poter avere tutte queste attenzioni. Sì, ora che a due giorni dall'uscita, esatto, ce la stiamo facendo sotto, ci stiamo ragionando ora, perché durante, se pensavi magari appena c'era l'azione con l'obiettivo davanti a te, che quella roba lì sarebbe andata in 190 e passa paesi, sarebbe stato un problema. Diciamo che siamo riusciti a dimenticarcene lì un po', ora invece la pressione sale. Però c'è anche il divertimento di magari scoprire delle cose che siamo super piaciuti in un paese X del mondo, e soprattutto la curiosità di vederci doppiati con quali voci hanno scelto per noi. Beh, noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso ci godiamo lo spettacolo insieme a voi. Va bene, allora in attesa poi della seconda stagione, col completamento dei segni zodiacali, grazie e complimenti. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro, grazie mille, Ivan.